Da secoli il tulipano rappresenta i Paesi Bassi. Il tulipano e i bulbi di fiori sono anche eccellenti prodotti da esportazione, sia da un punto di vista finanziario sia emotivo. Nel 1949 a Lisse fu organizzata la prima mostra dei fiori su iniziativa dei più importanti coltivatori di bulbi olandesi. Quella mostra di fiori si è ampliata negli anni fino a trasformarsi in un moderno e magnifico giardino, ora chiamato il Keukenhof. Sin dall'inizio, il Keukenhof è stato visitato da milioni e milioni di persone provenienti da tutto il mondo e ogni anno il Keukenhof sembra disfarsi per divenire ancora più impressionante. È anche il più grande giardino di bulbi al mondo, 32 ettari di terreno con 7 milioni di bulbi, per il diletto e lo stupore dei suoi visitatori, e ciascun bulbo è piantato a mano. Di quei 7 milioni, 4,5 milioni di bulbi appartengono a 100 diverse varietà di tulipano. Attraverso i secoli, i coltivatori di bulbi olandesi hanno prodotto nuovi colori e nuove forme. Nascono ancora oggi nuove varietà. Nel periodo in cui fioriscono i tulipani, è eccezionale notare come il paesaggio olandese si trasformi. La coltivazione dei bulbi è un lavoro che richiede molto tempo, dedizione, passione e conoscenza. Il mestiere viene trasmesso solitamente di generazione in generazione. Si tratta di una professione all'insegna della creatività e dell'innovazione. Quando i tulipani iniziano a fiorire, tutti si mettono all'opera. Nei campi, tutti lavorano al massimo per garantire la purezza del tulipano, per controllarlo se occorre e persino per correggerlo minuziosamente. Il Keukenhof rispecchia alla perfezione la passione con cui i coltivatori di bulbi olandesi mantengono vivo il simbolo d'Olanda per eccellenza. Il Keukenhof è come un'emozionante sfilata di moda, la parata di una bellissima e sorprendente varietà di creazioni, tutte intente a sedurvi.